Questo è il filtro della benzina. Bisogna prima togliere la protezione qui. Prima togliamo questo. Ecco qui, questa è la protezione. Qui ci sta il filtro dentro. E viene tenuta stretta da dietro con queste due mollettine che stringono sul filtro. Una qui e l'altra qui. Ecco il filtro. Adesso ho tolto la protezione, si vede bene. C'è il raccordo là in alto. Questo qui. Allora, dobbiamo, si vede bene qua. Allentare qui il raccordo tenendo fermo con una 19 qui e svitando la vite sotto 17, così facciamo svuotare il filtro. Ok, dopo invece andiamo sopra tenendo fermo con una 22 qua, la base è una 22, allentiamo la vite sopra la 19, poi sfiliamo il raccordo. Dopodiché il filtro è libero, lo allentiamo da qui, se volete togliere tutto, da qui e da qui lo mettete giù. Ho già tolto la vite e il filtro si è già svuotato, vedete che è tutto libero. L'ho già svitato con la chiave, adesso vedete che viene con la mano. Ecco, che viene fuori un altro po' di benzina. Poi è già tutto allentato. Il filtro è libero adesso, sopra. Già tolto anche sotto, sotto è già smontato anche sotto. Adesso vado a svitare qua le viti di qua e di là e poi lo tolgo. Eccolo qua. Tolto tutto insieme alla staffa. Adesso bisogna allentare questa vite qui. Questa qui viene via. Ecco il nuovo filtro messo su. Eccolo qui. Adesso lo vado a montare. Vanno cambiate anche le tenute, ovviamente. Queste rondelle di rame. Vedete? Queste qui. Sulle viti e sul filtro. Ce ne stanno anche qui, che è questo. Questa qui. Vanno cambiate tutte, vedi che le ho nuove io qua. Adesso le cambio. Ecco il filtro montato. Ho cambiato le tenute, le rondelle di rame avete visto prima, sopra e sotto. Tutto a posto, adesso finisco di stringere i raccordi, rimetto la protezione e basta, via, finito.